Carico di emozione per questo evento che stiamo giungendo a fare. Dovrei parlare per tanto tempo per dire le sensazioni che stasera si provano a vedervi. Non ce la faccio. Grazie. Non è un punto d'arrivo, ok? Questo è un punto di partenza. Un punto di partenza di una nuova era. Se penso da dove siamo partiti, c'è da piangere. È stato possibile grazie a voi. Emanuele, complimenti, ancora un traguardo legato a quello che è il gruppo Ionà, ma la cosa che mi ha impressionato già in apertura è il lavoro di squadra. Hai fatto lo stesso ragionamento che De Silvestri, se non erro il presidente Massimiliano, presidente Italia BMW, ha fatto in una conferenza stampa aprile 2022 quando si lanciava un prototipo sportivo. Ha detto che i rivenditori, in merito a quello che la squadra punta molto su chi vende le auto e quindi motiva molto. Hai usato e usi lo stesso termine di paragone? Guarda, questo lo faccio da sempre, lo faccio da quando faccio questo lavoro. Lo faccio un po' perché quando sono entrato in azienda, io rispetto al mio team da allora ero un ragazzino, quindi avevo tanto da imparare e da loro ho imparato tanto. Poi sono cresciuto, l'azienda è cresciuta, ma l'animo e lo spirito è quello sempre di un team. Come dicevo io poc'anzi, noi siamo un'azienda, sono un imprenditore che al bilancio e all'utile dà il giusto occhio, ma quello che interessa a noi è il capitale umano, per noi far crescere le persone, far crescere il nostro team, far sì che in Calabria ci sia una classe dirigente adeguata anche nel settore dell'automotive, per me è importante. Non c'è un uomo solo al comando, ma c'è un gruppo coordinato, ognuno con le proprie responsabilità, con me a capo. Intanto una location importante, uscita a Campo Calabro, siamo in provincia di Reggio Calabria, una location dove può essere raggiungibile da tutta la provincia, uno stabilimento che dà l'idea anche dell'esposizione e delle macchine importanti. 2035, un progetto unico, quello legato anche all'eliminazione della benzina e del gasolio con le macchine elettriche. Il progetto di BMW Italia è importantissimo, addirittura sta creando una macchina dove può cambiare con un solo touchscreen anche il colore della macchina. Che sarà presentata a Las Vegas, questo è il progetto del Presidente. Guarda, Campo Calabro è un progetto, è un laboratorio che è nato 4 anni fa quando siamo venuti in questa provincia con un altro brand ed è stata una grande scoperta, è stata una grande intuizione perché ci pone a metà strada tra quella che è la città di Reggio Calabria ed è la piana di Gioia Tauro, che per noi è un bacino importantissimo. E dopo 4 anni si è affacciata l'esperienza BMW, abbiamo avuto l'occasione di posizionarci nella stessa area, un po' più a sud rispetto all'altro brand, un po' più raggiungibile, un po' più semplice. Abbiamo ravvivato la zona e anche i nostri concittadini ci fanno sentire il loro calore, il loro affetto e ci danno, come dire, la spinta tutti i giorni a far meglio anche per questa città, anche per questo piccolo paese. Il gruppo Ionà comprende macchine, intanto Audi in tutta la Calabria, Seat, il gruppo Volkswagen, diciamo i tedeschi, credo che c'è quasi un amore con i tedeschi. Cos'è che ti piace del gruppo tedesco? Guarda, lavorare con i tedeschi è un piacere, lavorare con i tedeschi è un piacere perché la metà del lavoro te la fanno loro, tu li devi solamente seguire, devi avere l'umiltà e l'intelligenza di seguirli anche nelle richieste più astruse e più assurde, e soprattutto quando vai a realizzare una struttura come questa che ha degli standard pazzeschi. Provo a pensare che questa è la prima concessionaria in Europa con i nuovi standard che tu vedi qui all'interno, quindi siamo anche una concessionaria laboratorio. Lavorare con i tedeschi
come ti dicevo, se sei intelligente il successo è garantito. Senti, la presenza del Presidente Italia BMW è un merito, un premio? Cos'è intanto l'attenzione verso questo laboratorio europeo? Ma è sicuramente una presenza importante che ci gratifica, non era assolutamente doverosa. Motiva? Motiva tantissimo, perché ora avrai modo di sentirlo e di vederlo. Il Presidente è veramente una gran bella persona. Senti, il target della BMW, chi è il cliente medio? È un cliente premium. È un cliente premium, è un cliente che, insomma, il professionista, l'imprenditore, ma oggi questo concetto è anche un po' vetusto. Oggi ci sono dei nuovi sistemi di finanziamento che anche il mondo premium è alla portata, non dico di tutti, ma è alla portata di tanti. Quindi ci sono strutture di finanziamento con valori garantiti che ti consentono con rate tutto sommato abbordabili di avere degli oggetti veramente importanti come sono le BMW e le Mini. Tu dici la possibilità anche alla persona comune di avere un gioiello a casa e di avere una macchina di prestigio, anche perché c'è gente che è affascinata da alcuni marchi. Ma perché finalmente in Italia un po' il concetto di proprietà sta venendo meno, cioè ci stiamo un po' avvicinando a quello, lungo noleggio, ci stiamo avvicinando a quello che in America già nel 1970 era il 90% del mercato, ovvero un mercato premium, un mercato bello, accessibile, alla portata di tutti. E noi non è solo la macchina per i ricchi. Non è solo, ripeto, il concetto di proprietà sta passando e fortunatamente tutti quanti possono permettersi oggetti di valore. Scusa, ne approfitto, visto che tu mi poni questa, mi hai quasi risposto con una domanda. Ecco, il discorso del lungo noleggio delle concessionarie, lo fai con Audi, lo fai con Seat, oggi anche BMW dà la possibilità di fare il lungo noleggio, che è diventato, come dici tu, finisce quasi il discorso di proprietà, però è una gestione di assicurazione, bollo, gomme, un po' una cosa diversa. È un sistema che è accessibile a tutti, ha una valutazione finanziaria, una valutazione di rischio più bassa rispetto a un finanziamento classico. Più aumenta la percentuale di immatricolato a noleggio, più i prodotti finanziari sono accessibili a tutti, ma non è solo il noleggio. Oggi anche ci sono prodotti finanziari, quelli che ti dicevo appunto prima, col valore garantito dell'usato, che comunque sono dei finanziamenti classici, ma che ti consentono, come ti dicevo, con rate piccole o con rate tutto sommato abbordabile, avere prodotti importanti. Beh, è importante raccontare anche con raggio di sole la scoperta del Paradiso Calabria. Abbiamo scoperto un altro gioiello, è il gioiello di Emanuele Iunama, della famiglia, del gruppo, ma anche della squadra. È un team, è una squadra importante che lavora in rete. Senza la squadra non si va in nessun posto. Io sono convinto, faccio lo stesso lavoro, lavoro in squadra, motivo i ragazzi, perché senza di loro non si può fare questo lavoro. Vivienne Iunama insieme a Alessandro Doninelli. Qui abbiamo, a parte un braccio destro, cos'è lui? A parte l'altezza. Di più del braccio destro. Ha fatto grandi complimenti quando ha salutato la squadra. E adesso parleremo anche con Alessandro. Abbiamo parlato di un gruppo in rete che coinvolge veramente tutti quanti in quello che è il contesto professionale. Amore, squadra, passione. Vivienne, cosa c'è? È la nostra forza, è la nostra forza, i nostri collaboratori fanno la nostra azienda. Noi siamo assolutamente quasi devoti a loro. Devoti a loro? Devoti ai nostri collaboratori. È un lavoro di squadra. È un lavoro di squadra, senza i nostri collaboratori le nostre aziende non andrebbero avanti, noi non avremmo modo di coordinare niente e nessuno e i clienti non sarebbero serviti come sono serviti, perché sono il front office della nostra azienda. Assolutamente, è un grande progetto questo di BMW, a parte Audi e Seat del gruppo Volkswagen, un amore con la Germania, ho detto io, per Emanuele dice il lavoro, la coerenza, la forza, la puntualità, la precisione dei tedeschi per noi è una forza in più. È una forza in più con cui noi siamo cresciuti, ci siamo formati, quindi ci sentiamo anche un po' tedeschi noi fondamentalmente. Comunque è una scuola di vita eccellente che ci ha dato modo di attivare queste aziende e di continuare a farle operare sul territorio. Siamo dietro alle spalle della dottoressa Vivienne Iunama e di Alessandro, c'è una delle macchine più prestigiose nel campo automobilistico
automobilistico legato alla BMW. È una macchina elettronica di ultima generazione, è qualcosa di spettacolare nella presentazione. Pensate che 2035 significa che tutti quanti noi italiani dovranno scegliere una macchina, così almeno la data è 2035, una macchina distante elettrica, è distante, è possibile, ma c'è un problema che andiamo a combattere, che poi lo chiederò al Presidente Italia, che sono le colonnine di, per quanto riguarda la ricarica, che sono non sufficienti in questo momento in Italia di fronte alla parte europea. Sicuramente BMW punta molto lo sguardo e il proprio futuro sull'elettrico. Oggi sono presenti nella gamma circa 13 autovetture totalmente elettriche e punta molto sulla sostenibilità. Certamente il nostro territorio non ci aiuta per la commercializzazione di massa di queste autovetture, appunto perché, come dicevi tu, non vi sono molte colonnine di quelle anche veloci. Peraltro poi devo dire che noi italiani siamo anche un po' resti al cambiamento in questo senso, perché ne abbiamo un po' paura. Però poi quando cavalchiamo l'onda sicuramente ci sarà un boom di queste autovetture che sono bellissime peraltro. Bene, Alessandro, non so se sei più innamorato di Audi oggi o di BMW, non so chi tradisci o se tradisci il gruppo, non dico Seat perché di fronte è un target diverso. Non tradisco, in realtà sono innamorato della mia azienda, noi abbiamo la fortuna di poter vendere prodotti splendidi, sia Audi, Seat, Cupra e da oggi anche Mini e BMW. Quindi Cupra sta dando belle soddisfazioni. Cupra sta dando grandissime soddisfazioni, ma è solo l'inizio. Ne vedremo delle belle con Cupra nei prossimi anni, ma anche nel futuro più prossimo. Direi di parlare più di BMW e... Sì, lo so, inaugurando anche la sede di Rende so di che cosa stiamo parlando. Ecco, lavorare con Vivienne e con Emanuele, ecco, l'approccio è più la parte femminile aggressiva o quella maschile? No, aggressiva Vivienne no. Aggressiva commercialmente il lavoro, parlo allora, di aggressività del lavoro. Vivienne è più in generale, più precisa, ma è una donna, quindi ci sta. Emanuele è più flessibile, se così. Il generale Emanuele è un colonnello. È un colonnello. No. Allora loro, devo dire, sono bravissimi. Sono, si compensano. Ma sono bravissimi con noi. Non riescono a costruire dei rapporti con noi dipendenti che vanno oltre il rapporto di lavoro. È una famiglia, tutti gli effetti. Esatto, è una famiglia e tutti noi, sentendoci parte di una famiglia, riusciamo a lavorare benissimo e dare sempre di più. Oggi il mercato calabrese lo conoscete perfettamente nel campo delle automobili. Qual è la piazza? Oggi Reggio Calabria si scopre, ma Reggio Calabria è la provincia, piace il target alto anche delle macchine. BMW era piazzata in passato, oggi con questa sede centrale diciamo scoprirete che cosa. Allora, voglio sottolineare il cambiamento grande che abbiamo portato sulla piazza con questa sede. A Reggio Calabria mancava una sede BMW così, c'era una concessionaria precedente che però, se mi è consentito dire, non era equiparabile a questa struttura. Abbiamo creduto tanto in questo, abbiamo voluto creare una struttura degna del territorio e penso che ci siamo riusciti. Raggiungibile, l'occasione è quella che riuscite ad avere oggi delle sedi, raggiungibile. Questa è proprio a due passi dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria, la 2. Sì, siamo nella zona industriale di Campo Calabro vicino Villa San Giovanni, è una zona molto, molto ampia, facilmente raggiungibile, noi siamo proprio a due passi dallo svincolo. Volevo sottolineare che questa struttura qui è la prima struttura che nasce in Italia secondo i nuovi standard organizzativi di BMW. Abbiamo il nuovo sindaco di Villa San Giovanni, la dottoressa Caminiti, che dà il benvenuto, perché credo che la prima azienda è un fatto quasi battezzare in contemporanea con la vittoria. Assolutamente sì, è la prima azienda da neo sindaco, insomma,
che ricevo sul territorio di Villa San Giovanni, peraltro in un'area che è strategica per Villa San Giovanni, perché qui siamo nell'area industriale che comunemente viene detta di Campo Calabro, ma la forza di quest'area industriale è che ha tre comuni conurbati. Qui siamo a Villa San Giovanni, poco più su siamo a Campo Calabro, di fronte a noi siamo a Reggio Calabria, per cui è la prima azienda, diciamo, ci stiamo battezzando a vicenda in questo momento, è l'in bocca al lupo a loro, l'in bocca al lupo a noi, affinché questo momento possa essere anche un momento di sensibilizzazione dell'amministrazione comunale verso le nuove realtà produttive che noi vogliamo nel nostro territorio. Beh, diciamo una bella cosa detta dalla dottoressa Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni. Guarda, io innanzitutto do il benvenuto al sindaco, faccio gli auguri, un in bocca al lupo per questa bellissima esperienza per i prossimi 5 anni, affinché possa dare splendore a questo bellissimo territorio. Noi non siamo reggini, noi veniamo da un'altra provincia, siamo venuti in questo territorio per scommessa 4 anni fa con un altro brand. Abbiamo trovato un territorio stupendo, con il suo collega di Campo Calabro, con Sandro Repici, ho un rapporto personale, è un sindaco che sta accanto agli imprenditori e ci ha tanto aiutati in questi anni. Amiamo questa zona, noi l'abbiamo scelta per caso, racconto l'episodio. Dovevamo trovare una struttura sulla provincia di Reggio Calabria per aprire l'altro brand. Eravamo con i collaboratori, giravamo tutto a Reggio Calabria. Quando un giorno un mio collaboratore mi fa: guarda, secondo me se andiamo a Reggio Calabria non facciamo una cosa intelligente. Ho detto io: perché? Perché perdiamo tutti i clienti della piana di Gioia Tauro, che per una questione di infrastrutture salgono a Lamezia. Questa riflessione intelligentissima ci ha portato a venire qui e abbiamo trovato un'area bellissima, ci sono aziende importantissime, c'è la Caffè Mauro, c'è Capua, c'è l'Audi Zentrum, c'è la BMW, insomma mi auguro che in futuro possa ancora crescere. Noi stiamo contribuendo tanto alla bellezza del territorio, forse la dottoressa non lo sa, noi qualche mese fa abbiamo preso in adozione questa rotatoria gigantesca dove regnava l'incuria più totale. Il Corap, che gestisce le aree verdi dell'area industriale, ahimè aggiungo, ce l'ha data di buono, come dire, a cuore leggero, e l'abbiamo curata, la stiamo curando. Ora chiederò al sindaco se ci sarà la possibilità di avere un punto acqua per poter annaffiare questa bellissima rotatoria, e al sindaco dico: il gruppo Ionà, la Calabria Motori, verso la città di Villa San Giovanni sarà sempre presente e pronto a sostenere qualsiasi iniziativa, soprattutto che miri al sociale e allo sviluppo del territorio. Sono con il sindaco di Lamezia Terme, una bella occasione, caro, rivederti, ma rivederti in una fase, una veste diversa, no? Quella legata anche alla conoscenza di questo imprenditore che tu stimi. Sì, beh, l'imprenditore è un mio fraterno amico da tanti anni, con il quale abbiamo condiviso tanti aspetti. Essere qui stasera, vedere una struttura così bella, un'ulteriore attività di un imprenditore così giovane ma così affermato, veramente è un orgoglio personale, ma posso dire che è anche un orgoglio da sindaco di una città che riesce ad avere una classe imprenditoriale così importante, che riesce proprio col buon lavoro a ottenere risultati importanti. Avvocato, dall'esperienza sua legata ormai a quelle che sono anche le amministrazioni, un po' quello che è il territorio, questa terra si riprende in un contesto imprenditoriale ma anche legato alla buona politica? Questa terra ha una grandissima carta da giocare, che è una carta che andrà a determinare il destino non della prossima generazione, ma addirittura della generazione dei nostri nipoti. Qua dipende se siamo tutti in grado di sapercela giocare o meno. Noi siamo in una fase che è una fase paragonabile a un dopoguerra, vi sono tantissime opportunità, tantissime risorse, i territori che sapranno sfruttare queste opportunità voleranno per un secolo, i territori che continueranno a non sapere sfruttare le opportunità resteranno indietro per un altro secolo. Questa è la realtà nuda e cruda. Emanuele Ionà, una spinta in più come imprenditore? Emanuele Ionà è un imprenditore che deve essere d'esempio e da stimolo per tanti, anche per chi amministra la cosa pubblica, che deve sapere avere la lungimiranza, la capacità di guardare lontano. Sta parlando di te, Emanuele. La capacità di investire, la capacità di sognare, la capacità di creare
che tante volte hanno gli imprenditori. Beh, io ti ringrazio anche perché sei molto attento, avremo modo di vederci anche con Raggio di Sole, vedere un attimo di segnalarci qualcosa di buono per creare anche delle sinergie, caro sindaco, va bene? Assolutamente, è una trasmissione che io ammiro molto, apprezzo molto, è una trasmissione che fa crescere la Calabria e quindi io ci sono e ci sarò sempre. Grazie. 1, 2, 3. Presidente, una bellissima occasione, parlavamo di laboratorio per quanto riguarda la BMW qui a Reggio Calabria, qual è la sua impressione? Beh, è una bellissima occasione anche perché l'inaugurazione di una nuova azienda sul territorio, una concessionaria BMW, è davvero un'occasione straordinaria e qui a Reggio Calabria devo dire siamo davvero molto importanti perché abbiamo davvero l'ambizione di costruire qualcosa di importante con la famiglia Ionà, che rappresentano l'eccellenza dell'imprenditoria sul territorio, quindi noi pensiamo, crediamo di essere anche noi eccellenti per quanto ci riguarda e devo dire che ci siamo scelti a vicenda e sicuramente faremo delle cose straordinarie. Senta, dottore, lei in un'intervista ad aprile ha dichiarato sui progetti importanti anche della macchina, dell'elettrico, parlando anche del 2035, ma lei ha parlato prima di tutto di quello che è il rapporto con i venditori, quasi a dire senza di loro noi non possiamo fare nulla. Beh, allora innanzitutto senza le persone non possiamo fare nulla, quindi la tecnologia è un facilitatore, quindi noi siamo produttori e venditori di tecnologia, ma senza le persone, quindi senza le relazioni, è un brand di relazione, quindi un brand che vive sul territorio deve avere la capacità di essere dove le persone giocano, vivono, si divertono e lavorano, questa è la nostra ambizione, quindi per questo abbiamo bisogno degli imprenditori giusti che sono sul territorio, hanno una grandissima reputazione e quindi riescono a fare lo sviluppo del brand sul territorio e quindi le vendite sono una conseguenza, ma è chiaro che senza le persone non si fa nulla. C'è una macchina che è iX, sì, quella elettrica, che è un gioiello, però c'è una preoccupazione da parte anche dei grandi marchi internazionali, quelle che sono le colonnine per quanto riguarda appunto il rifornimento, chiamiamolo così. In Lombardia ci sono 3.000 colonnine, in tutta Italia, diciamo, il nord Italia è più avanzato, il sud, la Sicilia, è quella più attrezzata. Ecco, come state affrontando questo problema per quanto riguarda le colonnine? Noi siamo in contatto con le istituzioni e anche la prossima settimana li incontreremo per parlare appunto dello sviluppo, perché il PNRR è un piano che prevede diciamo un determinato tipo di sviluppo in termini di infrastrutture sull'elettrico, ma anche in termini di idrogeno, perché noi siamo anche presenti su questo e saremo presenti anche su questa tecnologia. Ora il piano c'è, devo dire che vorremmo condividere con loro il criterio dell'urgenza, quindi di implementazione del piano, quindi il piano c'è, i prodotti ci sono, la tecnologia c'è, quindi adesso un po' tocca anche diciamo lo Stato centrale il compito di fare la propria parte. Però si parla anche di futuro a livello straordinario con l'America, con lo stabilimento americano, dove lanciate lì in quello stabilimento sportivo una cosa straordinaria, quella che schiacci un bottone e cambia anche il colore della macchina. Ma in realtà è la X, quella a cui faceva riferimento, è questa automobile che è la prima automobile del mercato che comunque rappresenterà questa tecnologia molto innovativa attraverso diciamo un processo elettroforetico nel 2023 ed è la prima automobile che basta schiacciare un pulsante, cambia colore, quindi interpreta esattamente qual è il mood e l'umore di chi guida e chi vive l'automobile. Un sogno. Non è realtà. Senta, Emanuele, per concludere, legato al Presidente Italia, che questa bella opportunità è veramente, il fatto di essere qua è un grande onore anche per il gruppo Ionano. È un grandissimo privilegio, ma è stata la prima promessa che ha fatto il Presidente quando abbiamo firmato il contratto, ha detto che quando avremmo fatto l'inaugurazione sarebbe sceso, la promessa è mantenuta e noi siamo ben lieti di ospitarla in questa nuova struttura che per gli standard è la seconda in Italia e tra le primissime in Europa. Per noi è una nuova sfida, come ti dicevo prima, ci affacciamo in questo mondo con tanta umiltà, con tanta dedizione, ho fatto una promessa al Presidente e a tutto il suo team che non si pentiranno di aver scelto noi. E per noi da domani BMW sarà la nostra seconda pelle. Il sogno di una Calabria migliore, Presidente.
Ma io non sta a me dire, la Calabria è una regione fantastica che è popolata da gente meravigliosa e qui vediamo una rappresentanza straordinaria e soprattutto degli imprenditori che fanno la differenza. E devo dire che noi siamo stati particolarmente fortunati ad incontrare loro. Grazie Presidente, grazie al gruppo, grazie.